Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi andremo a fare la finta crostata, quindi mettetevi comodi e seguite la ricetta passo passo passo. Me l'avete chiesta e oggi ve la vado a replicare. Girerò la telecamera per farvi vedere tutti gli ingredienti e poi procediamo con il procedimento, la preparazione vera e propria. Eccoci qui nella mia postazione. Ho preparato come al solito la mia ciotolina, il cosino per girare, anche il tegame, che il tegame è di 27 centimetri. La dovremo fare abbastanza fine perché andando a mettere mezza bustina di lievito si gonfierà, quindi andrà a fare lo spessore. Quindi più fine è, meglio è. Allora, qui come al solito la mia agenda con gli ingredienti, pasta frolla, io l'ho scritta così, non ho scritto finta pasta frolla, ma il contrario. Comunque, andremo a mettere 300 g di farina 00, 100 g di zucchero, 70 g di olio di semi di girasole, 100 g di acqua. Vi dico grammi perché io nelle mie ricette non faccio niente in millilitri o litri, vado tutto in grammi, così è sicuro che non prendete una bilancia e non vi sbagliate, perché a volte con il misuratore si fa anche un po' fatica. Quindi ci liberiamo, prendiamo solo un misuratore e misuriamo tutto in grammi. Poi io aggiungo, per dare un po' di sapore al lievito, la vanillina. Ma perché? Perché questa qui è una polvere lievitante senza, non è vanigliato, quindi non è come il pane degli angeli che lievita, è vanigliato, ma è una polvere lievitante normale. Quindi cosa faccio? Vado ad aggiungere la vanillina, altrimenti non l'aggiungete se avete il pane degli angeli, quello solito, perché è già vanigliato. Poi ho come marmellata la pesca, che farò uno strato sottile, e niente, quindi andiamo. Procediamo a fare subito la crostata. Eccoci qui in postazione. Come già sapete, io vado prima a mescolare sempre i liquidi. Quindi andiamo a mettere 100 g di acqua, 70 di olio di semi di girasole. Poi, se non avete l'olio di semi di girasole, va bene anche l'olio di arachidi, va benissimo qualunque olio. A questo punto andiamo a mettere lo zucchero e la farina. Prima di andare avanti a mescolare, aggiungiamo la vanillina se gliela volete mettere, perché questa potete mettere anche le scorze di limone, io preferisco mettere la vanillina, e poi mezza bustina di lievito. Quindi, se sono 15 grammi, voi andrete a mettere la metà, e quindi a questo punto sono 7 grammi e mezzo. Io vado ad occhio, mi fermo quando ho messo mezza bustina. Anche se ne mettete qualcosina in meno, qualcosina in più, non succede nulla. Comunque, mezza bustina. Andiamo ad amalgamare. La comodità di questa pasta frolla è che, finta pasta frolla, è che noi non la metteremo nel frigo. Andremo a fare subito lo strato e non la metteremo in frigo. Non c'è bisogno di metterla in frigo per un'ora, mezz'ora. Qui andiamo subito ad utilizzarla. Amalgamiamo bene. È una frolla facilissima e velocissima. Eccola qua, è già pronta. Quindi farina, quindi munitevi di farina da mettere qui, mattarello e poi anche la rotellina per tagliare la pasta. L'impasto che dopo andremo a, dopo vi farò vedere cosa andremo a fare. Quindi mettiamo giù e lavoriamo ancora un po'.
Ok, mettiamo sempre un po' di farina e a questo punto tagliamo un pezzo che ci servirà per fare le strisce sopra, lo mettiamo da parte e poi questa parte qui l'andremo a mettere all'interno del tegame che io ho già preparato. È molto veloce questa pasta frolla ed è veramente facile, è alla portata di tutti, anche perché non bisogna perdere tempo a metterla in frigo, si fa abbastanza in fretta. Mettete un po' di farina, non si attacca, però mettete un po' di farina, vedete? Fatela lo spessore il più fino possibile perché dopo, avendo messo un po' di lievito, andrà a crescere. Allora, se non riuscite, però tanto questa è molto facile, non riuscite a sollevarla, potete mettere sotto la carta forno così in modo tale dopo da aiutarvi. Vedete? Più o meno la larghezza. Io vado a prenderla e a posizionarla qui all'interno del tegame già imburrato e infarinato. Disponetela per benino. Poi ovviamente con la rotellina andate a tagliare la pasta in eccesso. Non butterete perché l'andremo ad usare per fare le striscioline nella parte sopra. Ecco qua, questa è fatta. Ora noi qui andremo a mettere la marmellata. Nel frattempo che vado a mettere la marmellata, io ho già acceso il forno, così almeno lo troviamo caldo quando andiamo a mettere la crostata. Diciamo che questa è una crostata ideale per chi non è bravo a fare le crostate. Con questa mi trovo benissimo perché effettivamente fare le crostate non è facile, è un po' difficile perché bisogna metterle in frigo, poi bisogna metterci tanta pazienza, ci vuole un po' per farle. Mentre così, con questo metodo, vi sbrigate abbastanza facilmente. Allora io ne metto pochina perché a noi non piace molto la marmellata, cioè piace giusto il sapore, quindi proprio leggero. Voi ovviamente mettetene di più, cioè io ne metto troppo poca, lo so. Poi nulla toglie che potete mettergli anche della crema, prima la marmellata e poi la crema sopra. Potete farlo tranquillamente, viene lo stesso, veramente ottima. Fatto questo, vado a fare la guarnizione nella parte alta. Quindi metto di nuovo la farina, l'impasto e lo stendo.
metto la mia base, il mio coperchio sulla carta forno perché io non andrò a fare le striscioline, ma userò questo. Li metterò sopra l'impasto. Questo lo faccio per evitare di buttare via l'impasto. Potrei fare anche dei biscottini, però tanto vale, vado a guarnire meglio la crostata. Oppure, se avete delle formine, potete creare dei cuoricini. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. Prima bassa e poi dopo la solleviamo, prima diciamo tra un 10-15 minuti la solleviamo, la portiamo nella parte alta in modo da far brustolire anche la parte sopra. Ci vediamo tra poco. Crostata pronta. Guardate un po'. Ecco qua. Possiamo spegnere il forno. Ora la mettiamo a raffreddare e poi la tagliamo. Guardate, la crostata è completamente raffreddata. Si stacca anche, guardate, facilmente. Questa è la parte sotto. L'appoggiamo sul piano qui e andiamo a tagliarla. Ed eccola qua, guardate un po', ha lasciato un profumo in casa ed è veramente buona, ottima. Provate a farla perché veramente viene che è uno spettacolo. Eccomi qua, allora crostata pronta, già vi ho fatto anche vedere tagliandola. Non è venuta bellissima perché oggi volevo provare con voi questo aggeggino qui per tagliare la pasta della crostata per far venire un po' sopra in modo diverso. Non è venuta un granché, però quando la andrete a fare voi sicuramente vi verrà meglio, ma vi assicuro, bella non è, ma è veramente ottima. Io non metto, come vi dicevo prima, troppa marmellata perché a noi non piace ripiena di marmellata, cioè a noi piace che si deve sentire solo il sapore. Quindi io ne metto poca, poi ognuno a proprio gusto mette quanta marmellata desidera. E niente, io spero che questa ricetta vi piaccia, che la rifate. Se la rifate, fatemi sapere nei commenti come vi è venuta, sono sicura che vi verrà bene perché è talmente semplice e facile che la può fare chiunque. Sfido io a venire male. Quindi, poi avete visto, è velocissima, non bisogna metterla in frigo e viene molto, molto, molto simile alla crostata fatta con burro e uova. Ve lo assicuro. Provate e fatemi sapere. E niente, io a questo punto vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Ciao da Cecilia al prossimo video. Ciao!